aveva seguita come se fosse la cosa più naturale del mondo. Poi la ragazza lo aveva guardato e con grande semplicità gli aveva detto: «Di che ti occupi di bello?» Usciti dal bar era calato un silenzio imbarazzante, interrotto improvvisamente da lei che gli era saltata al collo e gli aveva schioccato un sonoro bacio. Un bacio che Filippo non avrebbe mai dimenticato.